Amici della Nuova TV, ben ritrovati. Nuova puntata con la nuova racconta Expo Lucani in vetrina. Oggi ci occuperemo in particolare dell'importante contributo che proviene dal mondo scolastico e vi forniremo, come al solito, le testimonianze dei presenti. E tra gli espositori lucani c'è anche la famiglia Vena, che guida l'azienda dell'amaro lucano. Ascoltiamo le impressioni di Francesco Vena sull'esperienza della Basilicata all'Expo. Siamo contenti di essere qui, io sono un visitatore, quindi è un espositore, perché abbiamo anche noi il nostro spazio all'interno del padiglione della nostra regione, della nostra bellissima terra. Io dico, sono ansioso non ci sono ancora entrato, ma so che troverò delle cose bellissime. Si diceva Matera 2019, quello è il volano sicuramente, però abbiamo tante altre cose bellissime nella regione. Dai parchi, dalla risorsa dell'acqua, l'agroalimentare, le splendide primizie che abbiamo nel nostro territorio, due mari da Maratea a Metaponto e tutta la costa ionica, abbiamo la possibilità di muoverci dalla montagna alla collina, quindi c'è veramente tantissimo da guardare. Io poi tra l'altro sono anche appassionato di vini, quindi anche il nostro Aglianico è una delle eccellenze ormai italiane riconosciute, per cui vi invito a vedere il padiglione e poi venire a vedere la nostra splendida regione. E i possessori di biglietto Expo potranno visitare gratis il Museo Archeologico Nazionale Dinu Adamesteanu di Potenza fino al 31 ottobre. Lo ha deciso il Ministero dei Beni Culturali inserendo il Museo Potentino in una lista che comprende 17 fra musei e aree archeologiche di eccezionale valore, considerati gioielli italiani. Il Museo Adamesteanu, nello storico Palazzo Loffredo, custodisce i risultati di importanti ricerche condotte in diversi periodi in Basilicata. Scuole potentine a Expo 2015, selezionate dal MIUR, hanno presentato presso il vivaio scuole del padiglione Italia i prodotti agroalimentari lucani. In vetrina in particolare una varietà particolare del pomodoro. Vi proponiamo l'intervista realizzata alla dirigente scolastica del NITTI di Potenza, Deborah Infante. Sentiamo. Che atmosfera si respira all'Expo? Qui all'Expo ci sono tantissime persone, sia turisti ma soprattutto moltissimi studenti, quindi abbiamo visto insomma il decumano, che è questa via principale piena di docenti, professori, presidi, ma soprattutto studenti, tantissimi, quindi fa piacere insomma che l'Expo sia vicino soprattutto al mondo della scuola. Voi siete lì per presentare i prodotti agroalimentari lucani? Sì, in particolare siamo qui per presentare il pomodoro Cetta e Cale di Tolve. Abbiamo scelto questo prodotto tra i diversi, insomma, della Basilicata, e quindi siamo qui a presentare gli aspetti positivi di questo prodotto della nostra regione. E come nasce questo progetto? Allora, abbiamo partecipato al concorso La Scuola per Expo, che è un concorso che ha coinvolto circa 3.000 scuole, c'è stato appena adesso, e la nostra rete di scuole è risultata vincitrice, e quindi siamo molto contenti di queste. E per la Basilicata poi ci sono altre 3 scuole vincitrici che presenteranno il proprio progetto nei prossimi giorni. E se non sbaglio, diciamo che questa è l'unica realtà che si occupa di produrre questa varietà autoctona, è l'azienda De Angelis Antonia di Tolve, le risulta, sì? Sì, infatti qui con noi c'è anche il titolare dell'azienda, quindi sì, abbiamo svolto questo progetto proprio in collaborazione con questa azienda, che appunto è l'unica a conservare tutto questo prodotto e a tramandarlo, e quindi l'idea del progetto è nato proprio da questo pomodoro, e quindi riuscire a diffondere insomma le proprietà del pomodoro, soprattutto in vista del tema del progetto dell'Expo, che è nutrire il pianeta, e quindi un pomodoro che, crescendo senza acqua, può essere utile nei paesi in via di sviluppo, che appunto sono privi di acqua, comunque hanno risorse idriche scarse. Quali sono le proprietà di questo pomodoro? Allora, questo pomodoro, ripeto, ha bisogno di pochissima acqua, e quindi questo pomodoro, appunto, questa varietà è stata conservata nel tempo proprio a Tolve,
e quindi è positiva ovviamente per quanto ho detto prima, che riesce praticamente a crescere in un ambiente privo di acqua e quindi è positivo per insomma nutrire appunto tutto il pianeta. Questa è la caratteristica fondamentale per cui abbiamo deciso di sceglierlo come prodotto di nicchia appunto della Basilicata, proprio creando questo legame con il tema dell'Expo. E vi proponiamo ora un servizio improntato sulla tipica giornata all'Expo. Per tutta la durata del semestre espositivo, infatti Expo Milano 2015 organizza alcuni eventi fissi che si ripetono quotidianamente in diverse aree del sito. Eccoli. Oltre agli eventi specifici promossi, Expo Milano 2015 organizza alcuni eventi fissi che catalizzano l'attenzione dei numerosi visitatori. Alle 11.30 e alle 16 in programma la parata della mascotte sul decumano, dove Fudi ed i suoi amici, mascotte di Expo Milano 2015, sono protagonisti di un momento spettacolare. Una parata arricchita di danze, musiche ed effetti speciali, tutti contestualizzati e attinenti ai temi della manifestazione. Lo spettacolo dura 30 minuti. Alle 13.30 va in scena invece il cooking show. Alle 16 il Children Park ospita stabilmente 8 installazioni dedicate ai bambini. Nel pomeriggio propone anche delle attività di animazione. In serata dal 15 maggio al 30 agosto in programma Alla Vita è la nuova produzione realizzata esclusivamente dal Cirque du Soleil per l'esposizione universale. Dal lunedì al venerdì in serata e in via del tutto eccezionale, il sabato e la domenica dalle 20.30 alle 22 in programma il DJ set Rai Radio 2. Sul decumano vicino al padiglione della Repubblica di Corea i migliori DJ e i conduttori musicali di Radio 2 si esibiscono in veri e propri DJ set accompagnando i visitatori di Expo in un viaggio tra i generi musicali alla ricerca del suono globale. Inoltre ogni ora presso la Lake Arena, al centro della quale sorge l'albero della vita, Expo Milano 2015 realizza show di luci particolarmente suggestivi della durata di 3 minuti e mezzo durante il giorno e di 12 minuti e mezzo di sera. Si tratta di spettacoli emozionanti fatti di giochi di luci, effetti speciali, fuochi e musiche. E questa era l'ultima notizia di oggi. Buon proseguimento di giornata con la programmazione della Nuova TV.